in questo video. Adesso siamo qui per celebrare il matrimonio tra la preside e il capo dei presidi. Sei bellissima. Sì, lo so. Eccoli, si stanno per baciare. Finalmente ora posso baciarti e saremo finalmente sposi. Direi di sì. Un'ora al matrimonio. Bellissimo posto. Proprio contenta, eh? Sei un bel contenta. Posto, sì sì. Che si sposa la parete. Wow. Bel posto. Ah sì, hai visto? Sara, aspetta. Mi hai copiato il vestito. Sei tu che mi hai copiato il vestito. Ma stai scherzando? Ti ho detto che lo compravo io. Ma che cosa stai dicendo? Dai ragazzi, andiamo, che tra un po' c'è il matrimonio della preside. Dai, su. Veramente. Salve, salve. Io sono la sorella della preside. E lei? Io sono la sorella del capo dei presidi. Siamo molto contenti che la preside sposi suo fratello, il capo dei presidi. Già, no, perché lei deve sapere che nella nostra scuola c'è un maestro che si chiama San Giovanni che ci ha sempre provato con la preside, ma la preside non ne vuole sapere nulla. Pensavano di farmi fuori. Io andrò a questo matrimonio a tutti i costi. La sorella del preside. Prego. Andiamo, dai. Dovete dire il nome. Perché non ci fai entrare? Dovete dire il nome, dovete dire se siete in lista. Hilary. Prego. Sara. Prego. Nicole. Prego. Anna. Anna. Non ci sei in lista? No, non è possibile. Non ci sei? Non me lo dire, per favore. Perché non ti chiedi? Cipicchia, che bel posto, proprio bello questa location, bellissimo. Buongiorno. Buongiorno, è qui per pulire? Pulire che è? Ma che dopo? Io sono invitato, sono Nando, il bidello. Guarda bene. Pulire, che pulire? Non trovo niente. Beh, guarda bene. E scusi, perché ha la scopa? Questo è il mio simbolo, io senza questa non campo. Pertanto guardi e mi faccia entrare, sono un invitato. Bidello non c'è. Ma come c'è? Guarda bene, guarda. Non c'è. Ma non c'è, provare. Ah, ce lo riprovare, eh. Ma vedi qua, mo porta apposta. Cioè, ma ti rendi conto? Ti sei messo i miei vestiti per venire al matrimonio. I tuoi vestiti, i nostri vestiti. I nostri vestiti, anche qui. Senza detto, ma te, chi ti ha invitato? Ci vediamo il 7 aprile alle ore 12.30 al Romix a Roma per il firma cover del nostro fumetto. Mi raccomando, vi aspettiamo in tanti. Sì! Sicuramente qua non mi vedranno. Devo cercare di entrare e rovinare questo matrimonio col capo dei babbei. Sicuramente. Che tatto, a te nemmeno ti ha invitato nessuno, quindi a me mi faranno entrare e tu rimarrai fuori. Anzi, a proposito, spostati, sono l'invitato del matrimonio. Senza tetto. Senza tetto, prego. Vabbè, senza tetto, va bene. Comunque Stefano, papà di Hilary. Vado. No, aspetti, Hilary c'è. Non vedo nessun Stefano però. Cosa? Cioè, mi scusi, è il senza tetto sì e io no, che sono uno degli invitati più stretti della preside. Cioè, è entrata anche Hilary, c'è mia figlia lì, ma mi faccia entrare. Ma non vedo il suo nome. Lui sta con me. Ah, allora scusi, prego. Cioè, io sto entrando perché mi sta a far tra questo? Salve, sono il maestro San Giovanni. Ma dove va? Mi faccia entrare! Mi faccia entrare! Sono il maestro San Giovanni! Mi deve far entrare! Non è in vista! Non può entrare! Ok, vado via! Mi faccia entrare! Nel frattempo... Sono emozionatissima. Il giorno del mio matrimonio, non ci posso pensare. Pensavo che non arrivasse mai questo giorno, invece eccomi qua, mi sposo oggi, ce ne rendiamo conto. Ecco, manca l'ultimo ritocco e mi posso vestire. Mamma mia, che emozione. 50 minuti al matrimonio. Siete proprio bene, Nando, vi giuro che non ti avevo siamo riconosciuto. Mi hai visto che sono Nando? È da scopa, Nando. Non abbandono mai.
abbandono mai. Oh, eccoci, siamo arrivati. Scusate il ritardo, scusate, piacere. Piacere. Che c'è? Che è questa? Che è questa? Senza te! Cioè il senza detto lo salutano, a me fanno quella faccia di questo senza detto. Sono entrati tutti, manco solo io. Tra poco lei si sposerà e il mio sogno sarà infranto. Devo trovare il modo di rovinare questo matrimonio. Chi mi può aiutare? Chi mi può aiutare? Funghetti, secondo voi, questo matrimonio, devo fermarlo o non devo fermarlo? La preside sta meglio con me o col capo dei babbei dei presidi? Scrivetelo nei commenti e iscrivetevi al canale! Tra poco in questo video. Nando, che sta facendo? Allora, fratelli, siamo pronti per celebrare questo matrimonio? Sì, sì, siamo qua al matrimonio della preside. Ma mamma Loredana, devi stare tranquilla, non facciamo tardi, domani Ila arriva a scuola come sempre. Stai tranquilla, adesso non lo so dov'è. Comunque siamo qui al matrimonio, tra poco si sposano. Comunque è una bella festa, è tutto tranquillo, non sta succedendo nulla di strano. Non ci sono imprevisti, non c'è nulla, quindi tra poco arriviamo, va bene? Ok, Stefano! Oh mamma mia! Stefano! Mi deve aiutare, Stefano! Stai qua! Ma che fa? Ma che fa papà Stefano? Mi sviene, si dice tu! Mi deve aiutare! Mi ha fatto prendere un colpo! Mi deve aiutare papà Stefano! Ma che cosa vuole anche qui al matrimonio? Ma lei, abbassi la voce! Ma sa che cosa sta succedendo? Lo sa che cosa sta... Abbassi la voce! Preside, sta sposando col babbeo dei presidi! Ma San Giovanni, lei ha ragione, qui c'è solo un babbeo. E chi è il babbeo? Lui? No, lei! Perché mi dice questo, Stefano? Perché sì, come l'ha fatto tante volte. L'aiuto ad andare via da qua dentro. No, se ne deve andare, aiutare. Questo è un matrimonio. Non me ne importa nulla. Dobbiamo annullare questo matrimonio. Perché? E fare in modo che la preside non sposi quel babbeo. La preside, io l'amo. San Giovanni, lei mi sta mettendo nei guai. Lei ma nei grossi guai, io l'aiuto, ma lei deve stare. Devo dichiarare marito e moglie la preside e il capo dei presidi. Chi è quello? Non mi guardi così, mi mette ansia. Stefano, andiamo. Andiamo, dobbiamo andare. Dobbiamo andare. Ho un'idea per fermare questo matrimonio. Mi porti più avanti. Andiamo. Oggi finalmente celebrerò il matrimonio tra la preside e il capo dei presidi. Mi preparo e vado a sposarli. San Giovanni, abbassi la voce, abbassi la voce. Questi sono per lei, Stefano. Grazie mille. Ma che fa? Mi lati i fiori? Perché mi sta aiutando? Abbassi la voce. Ascolti, lei ha capito perché siamo qui? No. Eh? No. Come al solito non ha capito niente. Qua sopra di noi, lo vede? Quel signore vestito di viola? Quello riccio. Ma sì, va bene, quello riccio. Lui sposerà la preside con il capo dei presidi. No. Sarà lui che li sposerà. No. Però ho un'idea. Come possiamo fare? Come possiamo fare? Se noi fermiamo lui, sì, il matrimonio sarà saltato, sì, perché nessuno potrà celebrare questo evento. Quindi loro non si potranno sposare. Lei e dovranno rinviare. Bellone. Sono un genio. Lei, Steph, è un genio. Sono un genio. Io lo amo. Mi dà anche da. Che schifo, ma non. Andiamo a fermarlo. Andiamo. Salve, chi siete? Gli invitati? Ma che fa? Che succede? Devo sposare la preside! Lasciatemi! Andiamo! Aiuto! Siete dei pazzi! Siamo quasi, mancano solamente 10 minuti al matrimonio. Ma come mai non arriva il prete che li deve sposare? Non lo so, magari sta facendo ritardo. È un po' troppo ritardo. Eh già, è troppo. Non vi preoccupate, che mo arriva il cestino, maniamo intanto. Non arriva il prete e farà il suo matrimonio, che è stata fatta. Sono molto agitato, io devo sposare la preside, ma qui non si vede nessuno. Ma poi papà, dove è finito? È da prima che non lo vedo. Ma effettivamente Stefano dove sta? Non lo so, io prima l'ho visto, stava fuori. Sì, ma all'inizio, voi l'avete visto? Sì, prima così vagamente per sfuggita. Stefano, siamo qui. Fermi tutti,
Fermi tutti! Che è successo? Questo matrimonio non si può più fare. Che è successo? Mi dispiace, capo dei presidi. Purtroppo il matrimonio non si può più fare. Sono a casa a mangiare. Ma io ho speso tanti soldi per questo matrimonio. E adesso che facciamo? Come si fa? Presidente. Quindi questo matrimonio non si può più fare. No, perché non mi posso sposare? Stia calmo, presidente, capo dei presidi. Non sto calmo. Il problema è uno. Mi hanno detto che non c'è più nessuno che può sposarsi. E allora che facciamo? Quindi niente, tutto annullato. Arrivederci, arrivederci. Oh, Ilà, ma quindi non si pranza? Peccato. Io avevo una fame da lunga. E mo come famo? Andiamo in pizzeria, va? Ma io ho speso i soldi per il vestito. Anche io. Non ci credo. Anna. Non è possibile. Che cosa succede? Ma tu me ne vai. Sì, finalmente ce l'ho fatta. Nessuno può sposare la preside col capo dei presidi, dei presidi, dei presidi. Sì, ce l'ho fatta. Stefano, siamo fortissimi. Andiamo. Ci dispiace. Ci dispiace, capo dei presidi. Noi andiamo. Fermi tutti. Alt, fermi tutti. Che c'è, Nando? Non ci si metta anche lei oggi, che è una brutta giornata. Non è una brutta giornata. Io ho la soluzione. Che soluzione hai? Tranquille, ho io la soluzione. Cioè? Perché voi dovete sapere che io, anni addietro, facevo i matrimoni perché ero un prete, ex prete. Pertanto ho la soluzione, farò questo matrimonio. Quindi tu facevi anche il prete oltre al bidello? Certo, facevo il prete perché ho ancora i voti e posso sposare. Quindi li sposi tu, la preside, il capo dei presidi? Certo, certo, ci penso io. Ma che davvero, Nando? Ma certo, state tranquilli, noi faremo questo matrimonio, lo faremo. San Giovanni, va bene? È contento? Ce l'abbiamo fatta! No, vabbè, che me ne frega, adesso io posso andare a casa, è finita dobbiamo questa cosa. Dobbiamo sicuramente festeggiare, vabbè, festeggerà lei, io adesso sì, vado. Sì, sì! Nando, che sta facendo? Allora, fratelli, siamo pronti per celebrare questo matrimonio? Tornate tutti indietro, il matrimonio si fa! Chi deve arrivare? La preside? Ma Nando è vestito da prete. Ma che sta facendo? Che sta facendo? San Giovanni lì sta sposando. Io ho sempre voluto licenziare quel babbeo. Perché? Che sta facendo adesso? Che ne so, io sto qui con lei. Non deve fare nulla. Bisogna fermarlo, Stefano. No, San Giovanni, io basta, io l'ho aiutata. Adesso dove va, va Stefano? No, va. Dove va, basta, Stefano? Va. Dove va? Il mondo è viva! Che bello, che bello! Questa giornata ha preso un'altra bella testa! Ragazzi! Ok, allora visto che mi posso sposare, qualcuno vada a chiamare la preside. Vado io, ci penso io a chiamare la preside. Grazie Sara, grazie. Vado, vado. Siamo veramente felici. Io non vedo l'ora di sposare sua sorella. Oh, è un onore per me. Funghetti, dovete rimanere assolutamente a guardare tutto il video, perché stiamo aspettando che la preside venga a sposarsi. Ah, e tra l'altro vi volevamo ricordare una cosa. Vi aspettiamo tutti quanti il 7 aprile al Romix a Roma. Vi aspettiamo alle 12.30 al firmacopio del nostro fumetto. Ci saremo tutti quanti. Io, Ilari, Stefano, la preside, San Giovanni, Sara. Tu vuoi venire? Sarei emozionatissima, non vedo l'ora. Ma stai piangendo? Ma che piangi? Non ti ci porto allora. Preside, preside, ma che cosa sta facendo? Che c'è, Sara? Sto finendo di truccarmi. Ma insomma, ma... Preside, stiamo tutti quanti aspettando lei di là. Si sbrighi. Sara, ma anche nel giorno del mio matrimonio sei dei così invadenti. E per cortesia, lasciami stare. Sì, lo so, mi scusi, preside, ma ci dobbiamo sbrigare. Va bene, mi sto sbrigando. Comunque, è veramente bella, preside. Beh, grazie, Sara, perché non hai visto il mio vestito. Guarda, l'ho pagato 10.000 euro. Mamma mia, preside, ma è veramente stupendo. Guarda che bello il mio vestito, Sara. Sì, preside, veramente, ma le sta benissimo. Ma questo colore è fantastica, sì. Sì, però adesso basta, Sara. Banda le ciance e io mi devo sbrigare. Andiamo, accompagnami in bagno e mi devi aiutare, d'accordo? Va bene. Se no ti faccio bocciare, Sara, lo sai. Preside, però stia calma, cioè io sono qui. Sì, io sto calma, però vabbè. Andiamo, andiamo e aiutami. Poco in questo video. Andiamo. Papà Stefano, è sicuro che così va bene? È perfetta. Giovanni, si metta a scrivere. San Giovanni, ma si può sapere che sta facendo qui dietro? San Giovanni, lei deve andare via. Ascolti, stanno per sposare. Mi ascolti, mi dico, ho trovato un modo per non far sposare la preside. Alzi la voce. Alzi un po' la voce. Ma trovi modo per non far sposare la preside? Passi a passi, ho capito. Passo, alzo. Lasci così. Mi aiuti. Prendiamo il vestito. Aspetti, aspetti!
è bellissima. Ho capito. Manca solo un dettaglio. Manca solo una cosa. Venga con me. Naturalmente si mangia. Nando, ma tu sei sicuro che sai sposare? Allora, voi dovete sapere che io mi ricordo che anni addietro... No, ok, non ci fidiamo. Va bene, ok. Manca un minuto al matrimonio. Nando, ecco la sposa. Ragazzi, silenzio che sta arrivando la sposa. Silenzio, mi raccomando, eh. Alzatevi in piedi che sta arrivando la sposa. Bravi. Eccola. Guarda che bel vestito! Bello! Andiamo, andiamo! Papà Stefano, è sicuro che così va bene? È perfetta! Lei dice? È perfetta, è bellissima! Non se ne accorgeranno! Va proprio. Bene! Sembra proprio la preside! Abbassi solo un po' la testa perché ho solo un po' paura, magari potrebbero riconoscere, ma vagamente! Non si vede tanto! Non si vede tanto, è perfetta! Non sembra proprio la preside! Ma lei è sicuro che non mi riconoscono? Che sono uguale alla preside? Guardi il labbro! Vabbè, è meglio che si copra, non si preoccupi, lei si copra, che è meglio. Andiamo, andiamo. Vado. Andiamo, andiamo. La preside. Abbassi la testa. La preside. Ecco a voi la preside. Mazza, quanto si è fatta brutta sta preside. Sì, è molto vero, lo so. È proprio la preside. Bel vestito, però mi sembra un po' strano, non mi sembra la preside. Però, vabbè, magari mi sbaglio. Che bel matrimonio! La preside! Fate un applauso! E viva la sposa! La preside! Abbassa la testa, tu, no? Allora, vabbè, buona fortuna, grazie, buon matrimonio, grazie, grazie, bellissima! Grazie mille, grazie. Non vedrà l'ora di baciarla, so perché proprio ha delle labbra carnose. Buona fortuna! Grazie, grazie. Ciao, ciao! Finalmente, finalmente! È arrivato il mio grande giorno, sono così emozionata, non ho dormito in tutta la notte al pensiero che dovevo mettermi questo vestito meraviglioso. Il mio vestito! Che fine ha fatto il mio vestito? Qualcuno ha visto il mio vestito? Ma dov'è il mio vestito? Ilari, vieni, porta gli anelli. Ecco gli anelli. Sbrighiamoci perché è ora di pranzo, eh? Adesso siamo qui per celebrare il matrimonio tra la preside e il capo dei presidi. Sei bellissima. Sì, lo so. Ma sei bellissima, fatti vedere. Non puoi adesso, ancora non siamo sposati. Ma come no? Manca poco. Capo dei presidi, aspetta un attimino. Ma che c'ho già la preside? Gli è cresciuto il naso. Tu, capo dei presidi, puoi sposare la qui presente preside per tutta la vita? Sì, lo voglio. E tu, preside, puoi sposare il qui presente capo dei capi dei presidi? E te pare che non lo sposo? Ma certo che lo sposo! Lo voglio sposare! E te credo! Che voce strana oggi la preside. Si vede che la preparazione sicuramente l'avrà fatto un po' perdere la voce, insomma, ma sì, dai. Il mio vestito! Il mio vestito! Non lo so, non mi allora io vi dichiaro marito e moglie. Potete baciarvi. Aspetta! No, no, scusa, qua c'è scritto che prima del bacio ci si dà l'anello. Scusami, io tanti anni fa celebravo matrimonio, ma ho preso un po' il filo. Perché io quando ero giovane era diverso il matrimonio. Sì, vabbè, Nando, fammi mettere gli anelli a questi dai, due. Dai, vai, vai. Prendi l'anello e mettilo alla preside. Certo. Allora. Ma che mani strane che hai? Per la fretta ho dimenticato la ceretta. Va bene, ma tu sei bella anche con i peli. Sì. Non entra, ma che ti è cresciuta la mano? Non ti preoccupare, lascialo così, capo dei presidi, è bellissimo. Ecco, guarda che bello, guarda, lascialo così, dai. Adesso vi potete baciare e siete finalmente sposati. Ah, metti tu questo al tuo... Certo. Tuo... Bacio, 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 bacio. Siamo emozionatissimi, funghetti. Funghetti, si stanno per baciare, lo volete vedere il bacio? E se lo volete vedere, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Senza detto, adesso parli anche al posto nostro. Eccole, si stanno per baciare. Un attimo, prima di baciarti lancio il bouquet. Finalmente ora posso baciarti e saremo finalmente sposi. Direi di sì. Papà, ma quella non era la preside.
casa di qualcuno. Credo che se ne sono accorti con la preside. Shh, zitto, fa finta di niente. Bravi! Viva gli sposi! Viva gli sposi! Fermi tutti! Che succede? Fermi tutti! Aspetti, no, no, aspetti, aspetti, preside! Non vada lì! No, non vada lì! Non è lei la preside vera! Non è lei la preside! No, sposatevi, continuate! Che sta succedendo? Non ti preoccupare, amore, ma non è lei la preside, ma sono io la preside, Dylan, ma lo vedi che sono io la preside? Mi baci presto, mi baci! Non è lei la preside, è lei la preside! Ma è giusto per il mio matrimonio, avete rovinato anche questo! Dobbiamo aiutare la preside, sennò lei ci boccia! Andiamo via! Che fai, sciocco, non mi sposi? Che hai pensato? Che non è la preside! Eppure gli somigliava tanto. Come avete fatto a riconoscermi? Sono uguale alla preside. Non è uguale alla preside. Ma per favore, San Giovanni, ma... Ragazzi, aiutatemi, portatelo via. No. Fatemi sposare con la preside. Non voglio venire. No, lasciatemi. Portatelo via, basta. Arrivando la vera preside. Eccola finalmente, non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. Sì, arriva. Eccoli! Buongiorno. Sei un traditore. Lei deve stare zitto, ok? Sei un traditore. Ho visto la preside che bacia il capo dei presidi, che bacia lei. No! No, Stefano! 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 Finalmente vi posso dichiarare marito e moglie, potete baciarvi. Viva gli sposi! Auguri! Auguri agli sposi! Batta le mani, non può battere le mani. Non posso battere le mani. Vabbè, batta qualcosa, faccia qualcosa. Auguri! Auguri! Stefano! Stefano! Una preside incontra un capo dei presidi la notte. Ma che cavolo mi frega a me? Ma Stefano! Io ho fame! Ma adesso quando si mangia? Senta, noi adesso andiamo al buffet. Lei rimane qua perché è legato. Comunque, e io che faccio? Ecco qua, mangia questo. A digiuno. Funghetti, il matrimonio si è fatto, quindi da questo momento la preside è sposata con il capo dei presidi. Comunque, Funghetti, non credo che San Giovanni si arrenderà facilmente, quindi proverà a fare del tutto, ma noi... San Giovanni, si sono sposati. Ti è zitto! Ha detto che si vendicherà. Io direi che è ora adesso di andare al pranzo perché stanno tutti al buffet. Funghetti, vi siete accorti che questo matrimonio sta diventando un vero casino? Sicuramente San Giovanni continuerà a provarci con la preside e distruggerà tutto questo matrimonio. A proposito, ma vi siete chiesti chi l'ha invitato il senza tetto? Volete vedere come l'abbiamo conosciuto? In questo video. Chi è? Sara, che cosa ci fai qua? Mi ha invitato Hillary. Insomma, basta, io adesso chiamo Stefano, sono stanca delle urla no. e della musica. Stefano, no! E invece sì. Telecomando. Grazie. Se... Ragazze, vi svegliate? Hilary, Nicole, Roma? Ogni volta che dormono insieme queste tre non si svegliano. Ci vediamo il 7 aprile alle ore 12.30 al Romix a Roma per il firma cover del nostro fumetto. Mi raccomando, vi aspettiamo in tanti. Sì! Beh, io le ho provate tutte. Ho provato con la sveglia, ho strillato e mi dispiace. Dovrò passare alle maniere forti. A fuoco! A fuoco! A fuoco! Oddio!
acqua in bagnino. Vedi, dico, sono io, ma quale bagnino? Ma non siamo mica al mare. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Funghetti, quante volte ho provato a chiamarla? Scrivetelo nei commenti. Quante volte? Fatelo dire da loro. Sentiti in colpa, perché guarda cosa hai fatto alla tua sorellina. Sentiti in colpa. Sentiti in colpa, sentiti in colpa. Sentiti in colpa tu, che è un'ora che ti sto svegliando, capito? Mamma, hai sentito anche tu questo rumore? Hai sentito anche tu questi rumori? No, ma per me non è niente, dai, dormi. Forse saranno i vicini. Buonanotte. Io devo uscire, ieri sera mi avete promesso che vi svegliavate subito questa mattina, perché io ho da fare, ok? Io adesso sto uscendo e sarai tu la responsabile di svegliare subito, immediatamente, Ilari e Roma, va bene? Che ci vuole a svegliare? Che ci vuole? È un'ora che sto provando a svegliarmi, io devo andare via. Vieni con me. Guarda, adesso ti faccio vedere io quanto poco ci vuole. Ilari, Roma, buongiorno. 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 Hai visto? Che cosa ci voleva? Infatti tu non ce l'hai manco mai chiamato. Non vi ho mai chiamato. Ho usato le pentole, vi ho tirato l'acqua. Vabbè, comunque, alzatevi perché vi devo dire una cosa in salone, veloci. Allora, adesso io vi do delle regole importantissime, ok? Perché io devo uscire da casa. Io adesso vi do queste regole e chi di voi sgarrerà questa regola, anche solo una cosa, verrà messo in punizione per 145 anni. Siamo d'accordo? No. Sì. Sì. Bene. Prima regola. La... Che? Ah, vabbè, ho sbagliato. Prima regola fondamentale: non fate il casino mentre io non sono a casa, mentre io mi allontano, perché i vicini suonano e chiamano la polizia. Quindi non fare assolutamente chiasso, d'accordo? D'accordo. Seconda regola, cosa importantissima, ok? Non dovete assolutamente aprire la porta a nessuno. Non aprite la porta a nessuno. Terza regola, non meno importante. Vabbè, guarda. Terza regola, non meno importante, non dovete assolutamente uscire fuori da casa. Nico, mi raccomando, non siete grandi, non avete soldi, non avete nulla, non uscite fuori da casa, ok? Va bene? Sì, papà, però visto che siamo in pigiama, possiamo fare un pigiama party? Fate un pigiama party, ma tra di voi? Sì. Dai, facciamo un pigiama party e ci vediamo dopo, tu vai tranquillo. Va bene, ragazzi, mi raccomando, sì. Ok? Non aprite da nessuno, non fate chiasso e non uscite fuori da casa. Dai ragazzi, facciamo questo pigiama party? Sì, pigiama party! Sì! Ma non c'è la musica. Non c'è la gente. Dai, invitiamo tutti i nostri amici a casa a fare il pigiama party. No, Ilari e Stefano ha detto di noi, di non far entrare nessuno a casa. No ragazzi, Stefano l'ha detto, non invitiamo nessuno perché sennò ci mette in punizione poi, Funghetti, siamo indecise, che cosa dobbiamo fare secondo voi? Dobbiamo invitare qualcuno oppure no? Scrivetelo nei commenti. E iscrivetevi al canale. Beh ragazzi, cominciamo a chiamare qualcuno per il pigiama party. Chiamiamo Sara. Chiamiamo Sara è il top. No, con Sara no, perché io ho litigato con Sara, con tutti quanti, quindi non la invitiamo, va bene? No. Facciamo una cosa, la chiamiamo noi Sara, gli facciamo fare pace con Nicole. Ok, ci sto, chiamiamo Sara. Pronto. Pronto Sara? Ciao Ilari. Come stai? Tutto bene, tu? Io bene, ma vuoi venire a casa nostra a fare un pigiama party? Ma chi siete? Io, Nicole e Roma. Ma no, Ilari, io ho litigato con tutte quante. Ma non ti preoccupare, io faccio fare io pace con te, Sara, con te e Nicole, ok? Dai, Sara, ti prego. Sara, è un pigiama party di nascosto. Ma come, Ilari? Papà Stefano non sa niente. Sì, lo sa, sì, non ti preoccupare. Va bene, allora sto arrivando. Ah, mi raccomando, a casa si può entrare solo con il pigiama, eh? Se no, vietato, proprio. Va bene, allora arriverò con il pigiama. Ok, ciao. Ciao. Tra poco in questo video. Perché sei venuto? Mi vuoi anche nominare questo pigiama party? Mi hanno portato qua, non sono venuto io. Allora Funghetti, per ogni pigiama party che si rispetti, ovviamente si devono mangiare dolci, cioccolate. Questo è molto buono. No, è già arrivato Stefano.
Ilaria, andate ad aprire! Qua ci sta qualcuno a casa? Sì, c'è invitato Ilaria al pigiama party. A pigiama party? Ma ti ecco perché mi ha fatto in pigiama. Certo. Ma io spero che non ci sia Nicole. Certo che c'è Nicole. Oddio mio, e perché mi avevate fatto venire? Ma perché è un pigiama party, dai, ci divertiamo. Io sono Spider-Man. Sara, che cosa ci fai qua? Mi ha invitato Ilari. Ilari? Sì, beh. Impossibile, che cosa vuoi? Dimmi la verità. È un'altra cosa tra no, te e Gaia. Mi ha invitato Ilari. Dai, Nicole, mi ha invitato Ilari, veramente. Poi dai, c'ho freddo che sto in pigiama. Ah, guarda, per quello che ti sei fatto non ti farei entrare, però sono buona. Vabbè, vabbè. Vabbè. Sì, Sara! Ma dai Nicole, ti prego, facciamo pace. Ma se non fate pace non possiamo fare il karaoke. Il karaoke, cioè il karaoke è... sono tutti amici. Dai, ti prego, facciamo pace. Però tu mi spieghi perché ti sei alleata con Gaia contro di me? Ma è una storia lunga, dai, veramente dopo te lo spiego. Ok. Sì ragazze, però non dobbiamo strillare troppo, perché sennò i vicini chiamano Stefano e ci fanno strillare. Va bene, dai, non strilleremo troppo durante il karaoke. Pronti? Vai! 3, 2, 1! Ma che canzone hai messo? Santo Fanny! Ilari, l'ho invitato io, dai, così almeno facciamo tutti pace insieme, a pigiama party. Chi hai detto? Ha invitato Alessio. Sara, ma oggi noi ci dovevamo divertire, invece adesso Nicole sta fuori a litigare con Alessio. Perché sei venuto? Mi vuoi anche rovinare questo pigiama party? Mi hanno portato qua, non sono venuto io. Ti hanno portato? E beh, non sapevi che questa era casa mia? Sì, Nicole, io lo sapevo che c'era un pigiama party, però Sara mi ha detto che potevamo stare tutti insieme, quindi... ho detto vabbè, andiamoci. E quindi non sapevi che questo pigiama party a casa mia c'ero anche io? Ma io in realtà che ne sapevo, pensavo fosse a casa di Ilari, mica a casa tua. Cioè, perché te non ci sei mai a casa di Ilari. No, per niente, te ne devi andare. Ma perché stai... No, Stefano, non voleva neanche che veniva nessuno qua a casa, quindi te ne devi andare, soprattutto tu. E perché Sara no? Sara no, perché Sara non è... sei tu, non è il mio ex, ok? Vai da Gaia, Stefano. Ho capito, però i vicini mi vedono anche in pigiama te, scusa, non mi cambi. E quindi ti preoccupi che non c'è... E allora, sono la vicina, se non la smettete subito, chiamo papà Stefano. Ma insomma, la musica alta, le urla, scusi, basta, scusi, quest'ora scusi. La gente dorme. E insomma, basta, io adesso chiamo Stefano, sono stanca delle urla no. E della musica. Stefano, e invece no. Sì, e invece sì, Stefano sì. Dai, per favore, vicina. Dove va? Ma che va via? Cioè, l'avevo lasciata 2 minuti, ho detto torno subito. Nicole, mi ha chiamato la vicina di casa. Sì, la vicina. Sì, quella antipatica, sì. Mi ha detto che state strillando, ok? Che avete alzato la musica. Ma è vero? Che? Nicole, sento delle voci sotto. Nicole, chi era questa voce da maschio? No, non c'è nessun maschio qui. Sono femmina, no? Zitto! Nicole, spero che non è entrato nessuno a casa, mi sono raccomandato. Guarda, Toro, guarda. Non ci credo, una cosa gli avevo chiesto. Sapete cosa è successo? Zitto. Mi ha chiamato Stefano dicendo che la vicina, non mi ricordo Tiziana, Letizia, non mi ricordo come si chiama, ha detto che noi stavamo facendo casino e quindi voleva venire qui. Gli ho detto no, non venire, perché adesso stiamo calme. Guarda che io ve l'avevo detto che era una brutta idea. Ora ci metto tutte quante in punizione. Senti, Bella, tu hai collaborato con noi, eh? Va bene. Sì, però ragazzi, non c'è la tabella per me perché non ce l'ho. Compratela. Quanti ne vuoi? 2, dai. Ce l'hai i soldi? Sì, ce l'ho, tranquilla, dopo dei no. Raga, a me mi è venuta una certa fame. Ma che c'entra? Ma stiamo mangiando tutto? Non lo so, però vado a controllare. 46. Oh, ma adesso devi mangiare tu. Dai, aspettiamo. Grazie, tu vai. Grazie, di nuovo. Allora. Vabbè.
buono nel frigo di Ilaria. Ma che c'è sul limone dentro il frigo? Allora cosa volevate? Un panino, le patatine con la cola? Arrivano subito! Dai, ci guardo questo! Abbiamo fame! Ho trovato solo questo dentro al frigo, non c'era nient'altro! Ma che è? Vieni, il limone! Vabbè, ci facciamo la limonata! Scusa Alessio, abbiamo detto porta qualche panino, qualche patatina, ci porti il limone. Allora, forse non sono stato chiaro. Nel frigo di Ilari c'è stato solo questo, non ci sta nient'altro. Sentite, ho fame anche io, quindi andiamo tutti quanti al supermercato e compriamo qualcosa. No, ha detto Stefano che non possiamo assolutamente uscire da casa. Dai raga, usciamo, ma che ci frega, io non ce la faccio più, ho troppa fame veramente. Ragazzi, ho un'idea, facciamo una challenge. Dobbiamo uscire al supermercato e prendere più cibo possibile. Ma c'è una difficoltà, ci dobbiamo andare con i pigiami. Con i pigiami? No, io non esco così, mi vergogno. Ma anche io mi vergogno. Mamma mia. Ma è una sfida. Chi non accetta la sfida non mangia. Ragazzi, speriamo che non ci arresta la polizia vestiti no, così. No, tipo, è che oggi andiamo in carcere. Dobbiamo stare attenti. Prenderò questi tre pelati e poi prenderò altri. Che state facendo voi qua? Come mai state fuori in pigiama? Piuttosto che stare qua, e guardate che avverti i vostri genitori, dovete andare a fare i compiti per le vacanze. Mi sembra che ve l'ho dato i compiti. Ma oggi non c'è la scuola. Non mi importa nulla. Vabbè, vabbè, vabbè. Ah, ragazzi, voi ci siamo regolati, vabbè. E che ti porti via mia? Ma come abbiamo pagato? Pagato San Giovanni, gliel'ho detto io. Ma come paga San Giovanni? Te l'ha detto lui che ci pagava? No, io l'ho detto al cassiere che quando arrivava San Giovanni pagava San Giovanni per noi. Quindi ha pagato San Giovanni ma non lo sa che ha pagato. No, ragazzi, per mandare noi. Io. Sì. Ma dico, dai, prima che esce, andiamo via, scappiamo. Eccolo, ecco. Quanto mandate? Mi avete lasciato il conto da pagare! 150 euro di conto! Ma che si fa così? Venite qua! Tanto ci vediamo a scuola, è inutile che scappate. Vi metto 6 note per uno per questo conto. 6 note! Tra poco in questo video. E tu cosa vuoi? Perché stai qua dentro? Chi ti ha dato il permesso di entrare? No, ne possiamo parlare. Roma chiudi, Ho capito, ma guarda però io ho le mani occupate coi prati. E quindi chiudi tu. Vabbè. Come si cucina? Allora ci penso io. Metti la pentola sotto l'acqua. Acqua calda, no? No, non è si scalda. Adesso tagli un po' di cipolla. La cipolla, ma è quella che puzza. Ma te la sono pure mangiata un pezzetto, vuoi sentire? No, grazie, preferisco Gaia a questo punto. Vabbè, tanto sei fidanzato con lei. Vabbè, io vado a giocare con Roma di là, ciao. Vabbè, Nicolo, tu quando è pronto chiamaci, non fare casini, tra poco passo per vedere. Alla fine devo cucinare da sola. Bravi, brava Ilari. Io non mi prendo responsabilità. Ragazzi, ma quanti siamo? Qualcuno mi viene a dare una mano ad apparecchiare? Funghetti, mentre Nicole cucina e Sara apparecchia, io e Ilari ci leggiamo il nostro fumetto. Funghetti, sapevate che era uscito il nostro fumetto? All'interno c'è una storia fantastica che dovete assolutamente leggere. Guardate, Funghetti, ci sono tutti i nostri amici. Ilari, Nicole, Roma e Alessio. Per ordinare il nostro fumetto c'è il link in descrizione. Allora ragazzi, non so come è venuta, ma ve la mangiate lo stesso. Vai, ragazzi, ci vediamo, abbiamo fame. Dai, abbiamo fame. Dai, abbiamo fame.
Aspetta. Raga, io voglio fare questo pomodoro. Basta, ciao. No, no, io sto bene, ragazzi. Okay. Io ci basta. Allora. Che mi basta il telecomando? Grazie. Hai lasciato la porta aperta? No, io no. Papà Stefano aveva detto di non far entrare nessuno. Magari non è cattivo, magari è solo un senza detto. Ma io c'ho paura, Ila. Ila, ti ricordi quello che ha detto tuo padre? Non deve entrare nessuno. E tu cosa vuoi? Perché stai qua dentro? Chi ti ha dato il permesso di entrare? No, 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 ne possiamo parlare, ne possiamo... Ne possiamo parlare, però magari un'altra volta, ok? Ciao. Allora, l'hai mandato via? Beh, quasi, dai, siamo là. Che significa quasi? Beh, ragazzi, non è che l'ho mandato proprio via, No, ragazzi, ho troppo paura, sono scappato. Ragazzi, dovevo cercare un piano per mandare via questo qua, non sappiamo manco chi è. Chiamiamo Stefano. No, si arrabbierà troppo. Senti, io vedo, chiamiamo Stefano, dai, non fa niente. Funghetti, secondo voi come possiamo mandare via di casa questo estraneo? Scrivetelo nei commenti. Dobbiamo chiamare la polizia per forza. Cioè non è possibile. Io non metto più piede su quel letto. Non è possibile. Ma l'ho chiamata io, arrivo! Chiamata la polizia! Sì, non fallo entrare! Senti, io ho paura, ci sta uno di là con gli occhi aperti che sta dormendo, non sa che sta facendo, prima stava sul divano. Senti, io l'ho chiamata per sicurezza, ora vediamo che succede. Arrivo! Buonasera! Buonasera! Alla buon'ora! Alla buon'ora che cosa? Io l'ho chiamata 3 ore fa, cioè... Sia un attimo più in là, tanto per cominciare. Allora... Io sono il tenente San Pietro e Paolo della speciale. Io ne sono venuto qui perché mi è stato chiamato qui un abuso. C'è stato qualcuno, è entrato qualcuno, toglietevi voi che siete i principali sospettati. Io non è che chiamo. Allora, sì, facciamo un'immagine veloce e cerchiamo di capire. Lei è sicuro che è un poliziotto? Perché ha il volto coperto? Io sono il tenente San Pietro e Paolo della speciale, noi non possiamo far vedere il volto per non essere riconosciuti, capito? Dobbiamo lavorare sotto traccia, un po' in incognito. Anzi, ditemi, qual è il motivo per cui mi avete chiamato qui? Allora, è entrato uno sconosciuto in casa. C'è uno sconosciuto in camera, vado a vedere perché sennò è freddo. Allora, innanzitutto calmiamoci. State calmi, ci penso io. Uè, si sveglia! Ma... Si sveglio! Ma io sono a casa mia, sto dormendo, cosa vuole? Lei dove sta? A casa mia. E io dove sto?
A casa mia. Allora chiedo scusa, me ne vado. Arrivederci, smetta a dormire. Allora, poliziotto, città. Mi dica a me. Allora, tanto do la mano. Mi tutta spiace. Questa confidenza. San Paolo. Non si può prendere San Pietro e Paolo. San Pietro e Paolo, vabbè. Io sono andato di là e le indagini mi hanno portato a pensare che qui non è lui che devo arrestare. Bella le unghie, vero? Belle unghie, vedi? Belle. Guarda quanto sta bene questa qua. No. Ehi! Ma quali sono le tue indagini? Ila, tu mettiti di là, tu vai di là. Allora, sapete qual è la conclusione del fatto? Stai tranquilla, adesso io vi arresto. Quindi siamo tutti noi in arresto. Bravo. Ma perché? Un caffè? Macchiato per colpa. Ma il caffè non giocare. Ehi, adesso questa casa è colpa tua. Ora tu vieni dentro con noi. Espulsa dai ladri. Da come puoi, via, in galera. In galera. Zucchero dove sta? Sta in basso a destra. Ah, ok, grazie. Ma che in basso a destra? Questa è casa mia! Dentro la macchina della polizia. No, no. Andiamo tutte e tre. No, non è stato. Ma è obbligatorio. È obbligatorio. Via, siete d'arresto. Via, via! Certo che il tenente poteva chiudere la porta. In questo video. Ma perché mi avete portato qui al parco? Perché tu ora dovrai diventare una di noi. Grazie, bravo. Ilari, vieni da noi, non devi diventare una bula, ti ricordi come gli hanno insegnato a casa? Ah, ok. Vieni qua. Senti, deve essere buona o cattiva? Allora, facciamo delle sfide, così almeno capiamo qualcosa. Chi vincerà, i bulli o i buoni? Ma che vuoi fare? Vieni qua, dai, vieni. Te pensi con paura di te? Ricordati che questa scuola è nostra. Ma dove pensi di andare? Beh, tranquillo, ti diamo domani e facciamo i conti, eh? Che fai, vieni a pranzo a casa? Ma chi ci viene in quella casa con te? Ma guarda che sei diventata, neanche ti riconosco. Ma che cosa vuoi? Io sto dicendo che cosa vuoi? Sto dicendo che cosa vuoi? Ma che cosa vuoi? Sono sempre tua sorella, vergogna di guardare che sei diventata. Dove andiamo a mangiare? Ma stasera prima pizza a mangiare? No, vabbè. Allora, dobbiamo fare una cosa molto più importante del mangiare. Ah sì, è vero, dobbiamo andare a rubare le biciclette. Ah, non capisci niente. Domani Ilari rientra a scuola, è finita la sua sospensione, è finita. Quindi lei prima che rientri a scuola deve essere già una bulla come noi, così la classe sarà tutta nostra. Che stupido, ma capisci che è una cosa importante? Dobbiamo assolutamente andare a casa di Ilari, convincerla a uscire insieme a noi e trasformarla in una bulla. Sì, ma Ilari non è stupida, lo capisce che siamo delle bulle. Sì, ma fidati, sono la zia. Lei non capisce niente quando ha davanti dei trucchi, quindi manderemo lui a comprare dei trucchi per convincere Ilari a venire insieme a noi. Forza, andiamo a casa di Ilari e facciamola diventare una bulla. Allora, quindi ci vediamo davanti a casa di Ilari, va bene? Non ci posso credere. Devo assolutamente andare a avvisare tutti quanti. Roma, dobbiamo assolutamente andare al parco. Avvisa tutti, avvisa Alessio, tutti quelli che conosci. Dobbiamo assolutamente andare al parco. Sì, adesso, poi ti spiego tutto. Vogliono far diventare Ilari una bulla. Dobbiamo assolutamente fermarli. Vai, so che ce la vuoi fare. No. Qui è casa di Ilari, dobbiamo convincerla a farla venire al parco con noi. Assolutamente, l'importante è fargli chiedere che siamo buoni. Quindi dobbiamo agire con molta calma, molta tenerezza e la prendiamo subito. Ci siete? Ok, ho capito. Ilari! Non capisci niente così! Fermo, suono io! Chi è la porta? Vai tu ad aprire perché sto impegnata con Messi che mi ha fatto roba un cavolà. Quest'ora. Dai, là, vai tu ad aprire. Oh, fai qualcosa che stai da qua da tre giorni. Fai qualcosa, sei venuto.
faccia idea, fa qualcosa. Vabbè, vado io, va. Vai, apri, almeno fa qualcosa. Dimmi a questo che è venuto a casa nostra senza motivo e non ci ha detto neanche il suo nome. Hai lasciato la porta aperta? No, io no. Magari non è cattivo, magari è solo un senza tetto. Ma io c'ho cura, Ila. Almeno mi fa compagnia. Tanto papà non c'è, il segno frega, è stato arrestato. Ma chi è? Che volete? Ma tu ancora qui a casa nostra stai, senza tetto da quattro soldi. Casa nostra, questa è casa mia. Casa tua. Oh, ma chi si fa così alle femmine? Oh, è andato, trattengo io qui. Ma che è questo qua dentro casa di... Niente, lunga storia, un senza tetto che è entrato un paio di giorni fa e non se n'è andato più. Comunque andiamo da Ila, deve diventare bolla. Senza tetto, chi è la morta? Eccola là, Ilary, dobbiamo convincerla che noi siamo buoni, che non siamo più bulle. E allora uscirà con noi. La convinco io, non ti preoccupare. Ok, andiamo. Allora chi era senza te, Amazon? Ciao, Ilary. Anche tu che ci vai qua, scusami. Uno, chi ti ha detto di venire a casa mia? Due, chi ti ha dato la via? Tre, chi ti ha dato il cifico? Quattro, non era patente, sei troppo piccola. Uno, mi hai dato le farfalle in mano. Due, mi hai fatto sospendere. Tre, mi hai dato la colpa. Quattro, mi hai dato i capelli in mano. Cinque, te ne andare via da casa mia! Basta. Noi siamo venuti qua per giocare con te. Oh, abbassa canetta. Allora, poi non ti riconosco più, Nicole, perché c'hai tutti sti vestiti neri, sti capelli tutti pettinati. Ascoltami, ascoltami. Io e Lucrezia siamo venute qui per portarti al parco a giocare con noi. Ah. E Lucrezia ti ha fatto un regalo perché non siamo più bulle. Ah, ok, allora mi volete... Ah, ok, allora vi perdono. Sì, andate fuori da casa mia subito. Dagli il regalo. Vedi là, ti ho portato i trucchi per farti capire che sono buona. Ma secondo voi mi convincete con questi trucchi? Sono bellissimi. Allora, dove dobbiamo andare? Al parco. Ok, mettimi lo smalto. Grazie. Andiamo. Allora mi vado a preparare per andare al parco, ciao. Visto, è stato facile. Ilary tra poco sarà una bulla come noi. Poco in questo video. Brava Ilary, così aggressiva devi essere. Ma sta piacendo fare questa cosa da culla. Chi mangia prima tutti i panini vince. Quindi ti dà fastidio che ho vinto io? Certo che non mi può dare fastidio. Oh, ma stai calma. Ok, allora questo è il parco dove i bulli hanno dato appuntamento a Ilary per farla diventare una bulla. Ma hai visto com'è diventata Nicole poi? Ma io ve l'ho detto, cioè è incredibile. Come mi hai risposto? È proprio cambiata. Per me non sarà facile sconfiggerli oggi. Alessio, hai capito? Dobbiamo cercare di prendere Ilary per non farla diventare una bulla. Ma te devi stare tranquilla con me, ci penserò a tutto io. Cioè, ma poi hai visto chi c'è sta là? Ci sta Tiziano, il bullo, per modo di dire. Poi... Che altro ci sta? Va bene, allora facciamo finta che hai Tiziano davanti. Se lui ti affronta, tu cosa fai? Io gli faccio le mosse di karate che mi hanno insegnato i miei maestri, tipo... Vota, vota, vota! Oh, ma dai una calmata! Stavo facendo le mosse che mi ha chiesto lei di fargli vedere! Funghetti, secondo voi dobbiamo affrontare i bulli? Se lo dobbiamo fare, iscrivetevi al canale. Più vi iscrivete e più siamo in tanti per sconfiggerli. Vi siete iscritti? Eccoli, stanno arrivando, scappiamo, 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 scappiamo. Alessio, Alessio! Mi aspettati? Dai, vieni! Ma perché mi avete portato qui al parco? Perché tu ora dovrà diventare una di noi. Dobbiamo assolutamente cercare di fermarli. In che senso diventare una di voi? Bella, gentile, bella, va bene, bella un parolone. Gentile, carina, dolce. Amica, allora non hai capito nulla, adesso te lo spiegano loro. Essere come noi vuol dire essere fighi. Che c'è di figo? Siete vestiti di nero, cioè... Ilary, essere bullo significa che puoi fare tutto quello che ti pare. Non ti puoi lavare i denti, puoi mangiare il McDonald's
quanto ti pare. Puoi non fare i compiti, puoi andare a dormire tardi, puoi fare quello che vuoi. Tutto, puoi giocare tutto il giorno. Allora, uno, a tutti voi, non dico solo a Nicola, uno, mi hanno detto che io devo essere brava, devo essere buona e prima il dovere, cioè prima compiti e poi il piacere, ok ragazzi? Quindi non accetto. Ehi amica, ma come fai a non accettare? Prima il piacere e poi il dovere. I miei genitori mi hanno insegnato prima il dovere e poi il piacere. Qua posso urlare quanto voglio. Io non accetto, non accetto, non accetto. Guarda, peccato, avevo una cosina per te. Una cosina? Che cosa? Che cosa? Ha un giacchetto di pelle nero come il nostro. Guarda, no, che bello. Vai, mettitelo. Fammi provare. E invece con questi occhiali qua, da oggi potrai fare tutto quello che ti pare, ok? Grazie, bravo. Vedi che già sei una di noi? Guarda quanto sei figo con questo giacchetto e con questi occhialetti. Io sono solo figa perché so bella già da mio, quindi... Gemella, dai, proprio top, dai, su, okay. Sono figa, io sono tamburello, sono figa, sono bello, mi canto, suono e palo, per me essere buona è una spalla! Dai, Ilari, che da domani sarai in classe con noi, così la classe sarà tutta la nostra. Sì, e potrai fare tutto quello che ti pare. Oh, quante volte mi hai detto potrei fare tutto quello che ti pare? Una volta basta, avanza, grazie. Brava, Ilari, così aggressiva devi essere. Sei proprio una bulla. Mi sta piacendo fare questa cosa da bulla. Mi sta allenando. Oh, figo, eh? Sì, amica, proprio così, Bella questa amica, oh, capito? Sono amica. Vabbè, ho capito, grazie, grazie. Vabbè, ragazzi, visto che siamo bulle, andiamo a fare qualche danno per strada, dai, dai, posso fare quello che ci pare, su. Ragazzi, avete visto? Hanno fatto diventare Ilari una bulla. No, veramente non ci posso credere. Funghetti, voi queste cose non le fate mai. Ragazzi, dobbiamo intervenire adesso, prima che si fa troppo tardi, ok? Io faccio le mosse di karate, Andiamo. Sì, va bene. Guarda che sono arrivati gli sfigati. Che sfigati. Oh, ma che cosa volete? Questo parco è nostro, anche la scuola è nostra. Ma che vuoi ancora a rompere? Siamo qua venuti per prendere Ilari, ancora in mezzo stai. Forse non avete capito, questo parco non è vostro e nemmeno la scuola. Ma che vuoi fare? Vieni qua, dai, vieni, vieni. Te pensi che ho paura di te? Quando avete finito me lo dite, che io sto un attimo qua a vedere il cielo come piove. Oggi non c'è piove, va avviso, eh. Tra poco in questo video. Nico, Aleziano. Allora bulla, come va questa sfida? Penserai di vincere? Certo che vinciamo, noi siamo i bulli. Ilari, vieni da noi, non devi diventare una bulla. Ti ricordi come ti hanno insegnato a casa? Ah, ok. Ilari, ma ti ricordi? Non ti facevano i compiti. È vero. No, Ilari, ti ricordi come ti ha detto papà Stefano? Devi essere buona. Ah, è vero. Ilari, ricorda che puoi mangiare il Mac tutte le volte. È vero. Ilari, ma ti ricordi che lo puoi mangiare anche con noi? È vero. Non studi. Ah, è vero. Ilari, ti ricordi che i compiti li devi fare? Ah, è vero. È vero. Vieni qua. Vieni qua. Oh, ma mi sta girando la testa. Non ti capisco più niente. Basta. Senti, deve essere buona o cattiva? Perché sennò non ci capisco niente. Allora, facciamo delle sfide, così almeno capiamo qualcosa. Se vinceranno i buoni, sarò una dei buoni. Mi toglierò sto giacchetto, che poi un pochetto bussa. Non di adesso. Che io sarò parte dei buoni. Mi raccomando, raga, funghetti, voi non diventate mai cattivi. Questi qua sono tutti fuori di testa. Scrivete nei commenti, secondo voi chi vince? Ok, perché... vinceremo noi. Perché vinceremo noi? Vinceremo noi! Prima sfida. Il primo che fa trist vince.
Nicole contro Sara. Vinceremo sicuramente noi. Sara, 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 Nicole, Nicole. Soltanto la prima sfida. Vuoi la tua vincita? Pigliate la tua vincita. Ma sì che vale, ma sì che vale. Ho vinto io e quindi ti dà fastidio che ho vinto io? E certo che non mi può dare fastidio. Oh, ma stai calma, non è che ti devi arrabbiare perché io l'avrei diventata una di noi. Che cosa vuoi? Qua ho 20 panini, 10 per Alessio del McDonald's, 10 per Alessio e 10 per Tiziano. Chi mangia prima tutti i panini vince. Aspettate che vedo i panini, allora 2, vince chi mangia più panini in un minuto. 3, 2, 1, non parate. In verità non sono 10, sono 9, perché uno, mentre loro fanno la sfida, io mo mangio di nascosto. Sapete, vado pazza per il Mac. A voi piace il McDonald's? Io mo mangio. Tiziano, Alessio. Ma come hai fatto a perdere? Devi mangiare solo dei panini. Ma mangi di te 10 panini in un minuto, no? Provaci. Io ho pure dato una mano, ho rubato un panino. Come hai rubato un panino? Vabbè, fa niente, dai. La seconda sfida l'abbiamo vinta noi. Ora Ilaria è una delle nostre. No, manca la terza e ultima sfida. Chi vincerà questa sfida deciderà se sarò una bulla oppure no. Vabbè, però, mamma mia. Vabbè, la capo. Potevi mangiare un po' più di panini. E ultima sfida, tiro alla fune. Chi vincerà, i bulli o i buoni? Allora, chi tira più forte vince, chi cade perde. 3, 2, 1, come sempre ad un minuto. 0. Vediamo i concorrenti come se la cavano. Roma, come sta andando? Sì, sta andando bene. Intervista. Roma, però lasciala perdere Ilari. Tira, aiutami. Allora, dammi la mano. No, Ilari, non è il momento. Allora, non è il momento. Vediamo la squadra di bulli come se ne pensa. Allora, bulla, come va questa sfida? Penserai di vincere? Certo che vinciamo, noi siamo i bulli. Ok, Tiziano. Allora, Tiziano, qual è il preferito? Ma che, non mi serve l'intervista. Dai, devo vincere. Ecco che fa giocare Alessio. Era lì. Chi vincerà? I bulli? No, i buoni. Mancano solo 20 secondi. Oh, Alessio, tira. Dai, stiamo vincendo, tira. Dai. E dai, e tira. Sta cosa. Tira. Dai, stiamo vincendo, dai, tira. Tira. Dai, stiamo vincendo. Oh. No, non è possibile. Tira. Ma che tira? Ma non lo vedi che sto da sola? Allora, cosa è successo? Stavo a perdere. Abbiamo vinto! Sì, abbiamo vinto! Ilaria è nostra! È uno di noi! Ma aspetta, come ho fatto a vincere? Chi l'ha tirato così forte? Non lo so! È stato un piacere aiutarvi. Il bene vince sempre sul male. Funghetti, non so come andrà a finire, ma iscrivetevi al canale per vedere se sarà bulla o no. Adesso io vado a casa! Casa! Dile, aspetta che dobbiamo preparare la cena! Bravo! Non finirà qui, ci vediamo domani! A scuola! Ci vediamo! Ci vediamo il 7 aprile alle ore 12.30 al Romis a Roma per il firma copia del nostro fumetto. Mi raccomando, vi aspettiamo in tanti! Sì!